si pensa a New York, normalmente si pensa alla Statua della Libertà. Qui siamo in Santa Croce, una delle chiese più straordinarie che ci siano a Firenze, piena di tantissime opere. Una di queste opere però richiama molto la Statua della Libertà di New York. Perché? Ma la Statua della Libertà forse potrebbe essere nata qui a Firenze. Alle mie spalle infatti c'è la statua scolpita da Pio Fedi e ora vedremo esattamente come le due statue siano vicinissime nella realizzazione e forse anche nell'ideazione. Bene, la Statua della Libertà, quella americana, quella di New York, fu integralmente realizzata a Parigi. Lo scultore era un tale Bertoldi che la scolpì e la struttura interna invece fu realizzata dall'ingegner Eiffel, lo stesso della Torre Eiffel, appunto francese. Ma veniamo alle date che saranno molto importanti. Nel 1884 la statua americana è terminata e viene smontata e spedita in America, dove sarà rimontata e inaugurata nell'ottobre del 1886. E ora veniamo a casa nostra, in Santa Croce, dove vi ho detto che ci troviamo. Qui infatti si trova una statua, anche se molto più piccola e in marmo, ma molto molto simile a quella americana. Si tratta della statua che raffigura la libertà della poesia, posta sulla tomba del drammaturgo Giovan Battista Niccolini. Stessa toga, stessa posa, identica corona stellata e catena sotto i piedi. Uniche differenze la torcia, che nella versione fiorentina è un pezzo di catena, e il libro, che nella nostra versione diventa una corona d'alloro e ovviamente, come abbiamo detto, diverso materiale ovviamente e diverse dimensioni. Si tratta in realtà di una somiglianza stupefacente, tanto da far pensare che Pio Fedi, autore della versione fiorentina della Statua della Libertà della poesia, strana coincidenza, no? Anche nel nome, si sia ispirata alla statua newyorkese. L'affermazione sarebbe anche giusta, se non per il fatto che la statua fiorentina è stata realizzata precedentemente. Ma veniamo alle Niccolini, a cui la statua è dedicata, muore a Firenze nel 1861 e viene sepolto nella Basilica di Santa Croce. In occasione del decennale della morte viene incaricato Pio Fedi, che aveva già realizzato il ratto di Polissena di Pirro, che rapisce Polissena nella loggia dei Lanzi, di realizzare la statua, e nel 1870 lo scultore inizia a progettare l'opera e nel 71 è pronto il bozzetto di gesso. Nel 1877 la statua è terminata, nonostante rimanga nel suo atelier in via dei Serragli sino al settembre del 1883, che è il giorno dell'inaugurazione della statua stessa. 3 anni prima dell'inaugurazione della Statua della Libertà, perciò, è terminata ben 9 anni prima della realizzazione di quella americana. Bene, si tratta di un bel mistero, anche se ad avvalorare la tesi dell'ispirazione del francese c'è da dire che Bartholdi nel 1869 combatte a fianco di Giuseppe Garibaldi nella guerra franco-prussiana e che per un certo periodo soggiornerà anche a Firenze, prima di ripartire appunto per Parigi. Infatti a Firenze il francese scriverà una lettera alla madre. Fedi e Bartholdi probabilmente si sono incontrati, ma non è provato. Ma oltre a condividere il mestiere di scultori, ambedue erano affiliati alla massoneria e sicuramente a Firenze hanno frequentato anche gli stessi ambienti. Si tratta di un mistero vero e proprio, non ancora risolto. Il futuro può riservare delle sorprese? Ma chissà, staremo a vedere.